significativo. E allora, dottoressa Biondelli, partiamo questa sera parlando di società benefit. Vogliamo prima introdurre l'argomento, di cosa parliamo? Beh, società benefit naturalmente identifica già una realtà, quindi di una forma giuridica che ha un impatto economico, quindi che ha un ruolo economico all'interno della nostra economia, all'interno del nostro territorio. Chiaramente essere una società benefit, le parole sono importanti, sottolineo sempre, di non farsi trarre in inganno da un significato che potrebbe deviare, ma essere società benefit significa l'evoluzione, identifica l'evoluzione del fare imprenditoria, perché significa non avere solo l'attenzione per il conto economico. È chiaro che un imprenditore, più imprenditori si mettono in una società, comunque fanno impresa per guadagnare, quello rimane l'obiettivo principale all'interno di una società benefit. Ma qual è l'integrazione, l'evoluzione, lo step 2, se vogliamo essere attuali, lo step dell'impresa 4.0, visto che è attuale questo slogan? Quello di integrare anche altri obiettivi, quindi fare impresa con un occhio anche ad altre tematiche, che sono tematiche sociali e tematiche che riguardano il nostro ambiente, il nostro pianeta. Le identifico come le 4 P: la primissima P è profit, naturalmente, la seconda people e la terza planet. Rimane quindi l'obiettivo di un imprenditore quello di fare, di guadagnare, di creare valore. Certo, ma integrando, se no non sarebbe un imprenditore. Integrando altri valori. Vero è che al contrario le società no profit non possono essere benefit, proprio per questo principio fondante che deve esserci un utile. Ecco, ma proprio per chi ci ascolta, facciamo un esempio concreto. Cosa si intende? Proviamo a ipotizzare. Allora, è un esempio concreto di società benefit è una società che, oltre ad avere l'obiettivo principale, ha anche l'attenzione per il territorio. Quindi prendiamo il tema del sociale. Potrebbe essere un'impresa che, ad esempio, è attenta alle esigenze del territorio, che destina una parte di risorse dell'impresa per far sì che tutta la comunità, tutto il territorio in cui è inserita questa impresa, ad esempio, mi viene proprio l'esempio classico che è molto anche, era molto presente anche nel nostro passato, le aziende che istituiscono delle borse di studio per, certo, i figli dei propri dipendenti, e quindi vanno a incoraggiare, a premiare le virtuosità dei ragazzi che studiano, e quindi vanno a creare un legame anche con la famiglia dei propri collaboratori. E questo è molto importante. Oppure l'attenzione, non so, è aprire un servizio dell'azienda, aprirlo non solo ai propri collaboratori, ma anche alla comunità del territorio in cui l'azienda è inserita. Questo è un esempio di iniziative che le imprese possono fare. E molte lo fanno. Certo. Non lo comunicano. C'è poca comunicazione, okay, su questo tema.